Della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Io ho detto le parole vere. Ho capito, mamma, ora si sta facendo un'altra cosa. Dottor Nocentini, lei è psicologo? Sì. È psicoterapeuta anche? Sì. Ed è esperto di psicologia differenziata? Sì. Specialista. Specialista. Dottor Nocentini, lei venne incaricato dal giudice istruttore del Tribunale di Prato il 4 novembre dell'81 di svolgere una certa indagine. Ci può dire in che cosa consisteva e quale fu sostanzialmente la richiesta del magistrato, dottor Salvatore Palazzo, e in quale occasione riguardo a questa indagine che lei avrebbe dovuto svolgere? Beh, dunque, premesso che si tratta di cose di 16 anni fa, 17 anni fa, il dottor Palazzo mi chiamò, mi chiese, mi mostrò alcune cose, fotografie, e mi chiese di delineare possibilmente una tipologia dell'autore o degli autori, una probabile tipologia dell'autore o degli autori di quegli omicidi. Senta, le domande le faccio io, quindi lei ha svolto questa indagine, questa analisi. Sì, mi risulta sia agli quindi altri. Volevo chiarirle questo. Le domande che io le faccio su questa analisi che lei ha svolto, glielo dico perché ho avuto ieri una discussione telefonica, con un professor De Fazio, un'altra persona che ho chiamato, che chiamerò a deporre su questo argomento. Quindi volevo chiarire che le domande che le faccio non hanno niente a che vedere né con Pacciani né con Vanni, con questi imputati. E sono domande che io le faccio riguardo a questo studio che lei ha svolto. In un momento in cui, siamo nel novembre dell'81, ancora non c'era nessun indiziato, è vero? Mi pare fosse buio completo. Buio completo. Molto bene. Lei esaminò gli atti. Mi scusi, non lo so. Gli atti istruttori, quelli che erano stati raccolti fino a quel momento. Sì, il dottor Palazzo mi diede tutta una serie di atti istruttori raccolti fino a quel momento. E a quel momento. Questi atti istruttori riguardavano il delitto commesso a Calenzano il 22-23 ottobre dell'81, vero? Avvocato, io le date le non si ecco, io sì. Mi ricordo soltanto. Comunque si trattava di 3 delitti e lei. Sì, io posso solo leggere l'intestazione della relazione che ho depositato al giudice istruttore l'autore dei delitti di Borgo San Lorenzo, Scandice e Calenzano. Quindi i delitti che sono delitti del 22-23 ottobre 81, l'ultimo a danno di Baldi e di Cambi a Calenzano. Del 6-7 agosto 81 Foggi Denuccio, agosto però mi pare sia sbagliato, del 14-15 settembre del 74, che riguardava Gentilcore e Pentini. Benissimo. Lei, in base a queste considerazioni, a queste valutazioni che lei fece guardando questi atti istruttori, ritiene che questi delitti fossero stati commessi dalla stessa persona oppure da persone diverse il primo, diverso il secondo e diverso il terzo? Ma dunque, nella relazione AGI, io partivo con questa premessa, dando per ammesse le risultanze istruttorie che sembrano indicare in una stessa persona l'autore dei 3 delitti di cui sopra, nel senso che questo era un dato che sto andando a memoria, Presidente, quindi mi scuso per l'eventuale inesattezza. Il dato che a me era stato fornito era, mi pare, sostanzialmente il fatto che fosse la stessa arma. Ora,
esaminando i tre delitti, cioè esaminando il materiale relativo ai tre delitti, secondo me vi era scarso dubbio all'interno della logica di valutazione di questo tipo, che è una logica di tipo probabilistico, non di tipo probatorio evidentemente, vi era scarso dubbio, o perlomeno vi erano alte possibilità, che gli ultimi due delitti fossero riportabili alla stessa mano. Vi era un qualche elemento di probabilità in meno, pur esistendo sempre delle probabilità in questo senso, che il primo delitto fosse riportabile alla stessa mano. Evidentemente nel momento in cui mi viene detto che l'arma è la stessa, che eccetera eccetera, questo elemento di probabilità in meno che esisteva in relazione al primo delitto va a urtare contro un dato fattuale che lo rende ugualmente probabile. Questo benissimo. Naturalmente questa è una domanda che le faccio. Nessuno le parlò nel novembre del 81 di un delitto avvenuto alla Strassigna nell'agosto del 1968. No, nessuno. A me furono dati questi atti e basta. Nessuno mi parlò d'altro. Benissimo. Allora, andando un po' per sommi capi, scorrendo questa sua relazione... Vuole essere questa telecamera o no? Me la dimenticavo. Ma a me non interessa. Cioè, ma non è un problema. Bene. Ho sentito prima una frase, remissivo. Le chiedevo, dottore, lei fece alcune valutazioni, fece una valutazione circa la finalità, il finalismo a cui corrispondeva in questi doppi omicidi l'uccisione dell'uomo. Sì. E qual era? Che l'uccisione dell'uomo fosse un fatto meramente strumentale, cioè un fatto per togliere di mezzo qualcuno che poteva dar noia, ma che la finalità dell'omicidio, che la finalità del comportamento non fosse quella dell'uccisione dell'uomo. Cioè l'uomo veniva scansato come può essere scansato un ostacolo, in questo scansarlo veniva ucciso, ma era un fatto... E che quindi il finalismo riguardava in particolare lo scopo, insomma, dell'omicida, qual era? Lo scopo dell'omicida, a mio avviso, erano le sevizie da infliggere al corpo della donna morta. Senta, lei ha parlato di sevizie, però sì. Nel 74, la domanda è questa, c'erano state escissioni, vale a dire asportazioni di parti dal cadavere della donna? 74 è Borgo San Lorenzo? Quello di San Lorenzo. Mi pare di no, non mi ricordo, ma non mi sembra. Per questo c'erano dei problemi nell'omicidio, nel primo omicidio, però... Perché mancavano proprio le escissioni. Sì, mi pare, ricordo che... Pur essendo la stessa arma. Da sì, però no, mi pare, ma sto ricordando a mente, quindi io non ho consultato altri, ne ho seguito, se non per notizie assolutamente episodiche, questo processo. E, dunque mi pare... di avere nella testa che nel 74 esistevano alcune difformità, la presenza di un bambino o cose di questa natura, situazioni diverse, non lo so. Comunque nel 74 c'era un qualcosa di diverso che poteva, perché come ho detto prima, il livello di probabilità sul 74 era a mio avviso diverso, però stessa arma, e poi c'erano alcuni fatti contingenti relativi al 74 che avrebbero potuto spiegare queste diversità. Lei ricorda se nel 74 tuttavia il cadavere della donna era stato aggredito con determinati, in un certo modo? No, non me lo ricordo il 74. Io sto parlando di Borgo San Lorenzo. Ah, di Borgo San Lorenzo, sì, certo. Sì. Dunque, Borgo San Lorenzo è il primo? Sì. Ma dunque io il primo rispetto a quello di cui si è occupato lei, perché il primo è il 68, perlomeno in una valutazione fatta a qualcuno. Allora io ricordo dai reperti, il mio ricordo sui reperti che ho visto è il seguente: in un caso, però non saprei dire a quali omicidi si riferiscono, bisognerebbe rivedere i reperti. In un caso io ero in presenza di una donna alla quale era stato inserito un traccio di vite nella vagina. Erano stati fatti alcuni segni, mi pare, con la punta di un coltello sul corpo. Nel secondo caso io mi trovavo in presenza di un'escissione
E nel terzo caso anche di un'escissione. Nel terzo caso di un'escissione. Allora, lo dico subito, questo del traccio della vite e questo dei segni è il delitto del 74. Ah, va bene. Senta, questi segni, sì. Lei li vide in fotografia? Li vidi in fotografia. Secondo lei avevano a che fare con un disegno? Secondo me sì. Senta, lei questo disegno le rammentò qualche cosa in particolare? Lo dica pure, senza... Beh, come dire, cioè, devo fare una premessa. Quando si fa una cosa di questo tipo, è come se noi ci si trovasse di fronte a una grande parete dove c'era un mosaico e sono cadute tutte le tessere, ne è rimaste soltanto 3-4. E sulla base di quelle 3-4 bisogna ricostruire un disegno. Quindi vengono fatte delle ipotesi, l'attendibilità di queste ipotesi può essere più o meno realistica, ma è così che occorre procedere. Sì, questi segni avevano singolarmente l'aspetto di un qualcosa di floreale, roselline, gigli, fiordalisi, cose di questo tipo. Mi venne in mente, se questo è lo scopo della domanda, anche certo. Se poi non lo riportai in perizia perché la cosa era un po' eccessiva. Mi venne in mente che roselline, gigli, fiordalisi o qualcosa di floreale sono stati in un certo periodo di tempo il marchio delle prostitute. In un certo periodo di tempo in un certo paese, Tre Moschettieri. In Francia in particolare. Luigi XIV, Francia, Tre Moschettieri, Milady, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo. Cioè non c'è bisogno di una cura, basta aver letto Tre Moschettieri. Bene. Senta, lei ha rilevato nella successione di questi tre delitti un crescendo di queste sevizie sul cadavere delle donne? Sì. Ci vuol dire in che senso, in che modo? A me pare di ricordarmi che mentre nel primo caso diciamo lo spregio tra virgolette che era la finalità del che era a mio avviso la finalità dell'assassino era rappresentato dal traccio di vite e dei segni sul corpo, nel secondo caso era stato escisso derma e pelo pubico, nel terzo caso il taglio era più profondo e come dire, portava via forse anche il tessuto di grasso sottocutaneo, eccetera. Bene, lei ha parlato di spregio, quindi secondo la sua valutazione dell'epoca la finalità di chi aveva commesso questi omicidi era spregiare il cadavere? Ma ecco, cioè qui ci sono dei problemi legati anche a differenze di linguaggi. Nel senso che alcune cose in certi linguaggi hanno dei significati e poi debbono essere tradotte, nel senso che ci sono altri linguaggi che parlano in un altro modo. Allora, la finalità dell'omicida era, a mio avviso, quella di segnare la donna con attraverso un qualche cosa che veniva fatto sul suo corpo allo scopo preciso di mutilarla in certe parti o comunque di violare, di fare apparire come sconce o scene peccaminose certe parti. Cioè sostanzialmente l'omicida si sentiva, a mio avviso, investito di una sorta di missione, da qui poi la diagnosi è il probabile tipo, si sentiva investito di una sorta di missione che faceva sì che lui dovesse punire perlomeno donne che adottavano certi comportamenti. Questa punizione che lui operava era, nelle mie ipotesi, soggetta ad un crescendo sulla base degli elementi che allora aveva a disposizione, perché è così che funzionano queste cose, era, nelle mie ipotesi, soggetta ad un crescendo e... da qui derivava il discorso che l'omicidio dell'uomo era un dato esclusivamente strumentale, perché l'obiettivo finale di tutto il comportamento era quello di arrivare in qualche modo a intervenire sul corpo della donna, sugli organi genitali, per classificarla come
non so, un essere immondo, abietto, perverso, cose di questo tipo. Ora, questa motivazione, attenzione, è, parlo nel mio linguaggio, è sostanzialmente una motivazione sessuale distorta, anche se per capirsi, ora questa motivazione, attenzione, è, parlo nel mio linguaggio, è sostanzialmente una motivazione sessuale distorta, anche se per capirsi, io non chiamerei, cioè non chiamerei qui dentro motivazione sessuale distorta, ma la chiamerei come una motivazione allo spregio, perché sennò poi si rischia di non capirsi. Ho capito. Senta, in questa sua valutazione di questo comportamento, partendo da questo presupposto e partendo anche da questo crescendo che aveva, lei aveva rilevato, lei fece anche un pronostico, disse che avrebbe colpito ancora, è vero? Sì, certo, io dissi che avrebbe continuato a colpire finché tutto sommato non si... Qui bisognerebbe poi aprire un discorso su che cos'è la paranoia, fino a che tutto sommato non si fosse o reso conto, cioè che esistevano due ipotesi. Lui continuava a colpire e questo era un dato sicuro. L'interruzione del colpire poteva essere determinata soltanto dal fatto che lui acquisisse la totale certezza che il colpire poteva in qualche maniera metterlo a elevatissimo rischio, perché paranoico conserva una sua dimensione di assoluta lucidità. Esisteva anche un'altra ipotesi, che in questo continuare a colpire, ma che avrebbe dovuto protrarsi per un discreto numero di fatti successivi, quando dico discreto non intendo uno o due, intendo parecchi. E fatti furono parecchi. Sì, ma forse di più. No, vabbè, scusi. Che in questo discreto... E infatti furono forse di più. Comunque. Ecco, che in questo discreto numero di fatti successivi, quindi altri, che ne so, 10, 15, 20 omicidi di coppia, lui arrivasse a un certo punto a una situazione di rottura, nel quale tutto il controllo sulla paranoia crollava, lui entrava in una situazione sostanzialmente di pazzia conclamata, a questo punto si rompeva e via. Ho capito. Bene. Senta... Lei rilevò anche un dato interessante, mi immagino comparando fra di loro le fotografie delle vittime femminili. Sì. Osservò una somiglianza fisica fra le vittime femminili? Mi parve che potesse esistere una vaga somiglianza fisica tra le... Però questo, ripeto, sono fotografie... Cioè, mi parve perché me lo ritrovo scritto in perizia. Certo. Io le farei anche vedere le fotografie, ma qui non le abbiamo perché noi non ci occupiamo di questo processo né del 74 né dell'81, primo tempo, diciamo, primo comma, dice il collega. Vabbè, comunque. E quindi non siamo in grado di fare questa comparazione. Lei in conclusione fece un certo quadro clinico, ci vuol dire quale quadro clinico ipotizzò. E uscendo il più possibile ovviamente dalla terminologia tecnica, chiarirci anche in che consiste, quale tipo di disturbo è quel quadro che lei ipotizzò. Io ipotizzai che ci si trovasse in presenza di un soggetto paranoico. Ora, la paranoia è una sindrome estremamente rara. È caratterizzata, posso leggere? Grazie Presidente. No, la relazione fra l'altro io ho prodotto. La relazione è caratterizzata da, cioè io ne do la definizione che ne dà l'American Psychiatric Association, così si fa prima e si evita. Condizione morbosa di estrema rarità caratterizzata dallo sviluppo graduale di un sistema di pensiero paranoide intricato, complesso e elaborato, che si fonda e spesso scaturisce in maniera logica da interpretazioni erronee di fatti e avvenimenti. Spesso il soggetto si considera dotato di capacità uniche e superiori, nonostante il decorso cronico la condizione non sembra interferire con il resto del pensiero e della personalità dell'individuo. Cioè, sostanzialmente, il paranoico è un soggetto che è estremamente lucido. Lucido. Lucido.
È estremamente lucido, è estremamente logico, è estremamente razionale e ovviamente sto parlando di sindrome paranoica, non come dire della paranoia che si usa normalmente, no? Tu sei paranoico perché ecco. Quindi è estremamente lucido, è estremamente razionale, è estremamente compos sui, se non per il fatto che esiste in tutto il suo schema mentale una premessa del tipo postulato nella geometria euclidea, esiste in tutto il suo schema mentale una premessa che non ha alcun tipo di riscontro obiettivo. Nel caso in specie la premessa avrebbe potuto essere il sentirsi investito della missione di punire tutte quelle donne che in qualche maniera avevano comportamenti di una certa natura. Ecco, partendo da questa premessa, il risultato però, il comportamento abituale, la struttura del pensiero sono assolutamente e rigorosamente logiche. Bene, ma occupandoci un attimo di questa premessa, sì. Questo comportamento che questa persona secondo lei intendeva punire, sì. Avrebbe voluto essere quello di esibirsi in qualche modo in un atto sessuale mostrandosi ad eventuali persone che fossero passate per esempio vicino a quelle macchine, insomma, che il fatto che io mi sono sempre chiesto, e questa è una domanda che le faccio, mi sono sempre chiesto se poteva esserci un motivo da inserire all'interno di una certa sindrome psicopatologica sulla ragione per la quale queste coppie venivano aggredite mentre erano in macchina, salvo un caso, e comunque esposte allo sguardo di un eventuale passante, come avviene anche per gli scopriti. Ecco, questa esibirsi, questo essere in qualche modo a disposizione e questa possibilità, capacità di creare scandalo. Lei ricorda il passo del Vangelo che dice chi di voi creerà scandalo, eccetera, si tolga l'occhio, ora la citazione precisa a questo momento mi sfugge. Ecco, potrebbe essere, nascere da un'idea di questo genere, di punizione rispetto a un comportamento di questo genere, questa idea punitiva che lei ha proposto, si è fatto. Io in perizia feci due ipotesi. Una potrebbe corrispondere a quella che ha formulato lei in questo momento. Nel momento in cui in perizia scrissi, parlai dell'ipotesi di caccia alla posta. Di? Caccia alla posta. Sì. Scusi, preciso un po' meglio. Cioè, il soggetto si apposta in un certo posto, aspetta che arrivi qualcuno che incomincia a dar corso a un comportamento sessuale, nel momento in cui il comportamento sessuale si manifesta scatta tutto quello che diceva lei e conseguentemente uccide e poi fa quello che deve fare, perché la donna deve essere punita per aver fatto quello che ha fatto in quelle determinate condizioni. O quello che si accinge a fare. O quello che si perché accinge. In realtà, certo. Come lei sa, sono sempre certo. State colpite queste vittime prima allora, che sì. L'atto sessuale venisse portato a compimento. Allora, ecco, questa era... questo poteva. Poi io in perizia avanzavo anche un'altra ipotesi, era l'ipotesi della sussistenza di una qualche forma di tenue legame, il che farebbe pensare, se questa ipotesi fosse esatta, ma anche dietro a questa ipotesi c'è un ragionamento, il che farebbe pensare che in qualche maniera invece l'omicidio trovasse la sua motivazione nel fatto che la persona che poi veniva uccisa poteva essere stata occasionalmente vista in una situazione anche banalissima, del tipo abbracciata a un ragazzo, del tipo scambiarsi un bacio nel mezzo di una strada o cose di questo tipo, e che in conseguenza di questo scattasse la molla. In termini probabilistici a me sembra leggermente più probabile l'ipotesi di un tenue legame.
perché vabbè, questo che, se mi permette dottore, non esclude l'altro, no, perché no. Potrebbe anche esserci questo tema legale per aver visto precedentemente, sì, per esempio, certamente, certo, in quel senso. Luogo e le persone, certo, in macchina, certo, quindi, certo, successivamente, certo. Certo, molto bene. Senta, lei ha anche espresso un parere di esclusione di deviazioni tipo marginale. Ci vuol, sì, dire che tipo di deviazioni tipo marginale, che cosa si intende con questa espressione che è contenuta nella sua relazione? Beh, dunque, ho detto prima, quando parlavo della paranoia, che il paranoico è un soggetto perfettamente controllato, escluso questo elemento di premessa. Sostanzialmente, per spiegarsi con un esempio, come dire, è una specie di pentola a pressione. Ora, deviazioni di carattere marginale, tutte le varie deviazioni sessuali possibili di carattere marginale che non... Per esempio, faccio un esempio, dottore. Dal voyeurismo alla pedofilia. Benissimo. Chiaro, grazie. Quindi tutte le deviazioni marginali, tutte le deviazioni, cioè, che io chiamo marginali rispetto all'elemento paranoico di ammazzare la gente e poi... quindi, sì, rispetto all'elemento... Sì, rimetto anche i miei linguaggi. Quindi rispetto all'altro elemento, perché anche la pedofilia è criminale, tutto sommato. Quindi, ecco, però dicevo... Queste deviazioni, come dire, agiscono nello stesso modo con cui potrebbe agire la valvola della pentola a pressione. Cioè, la deviazione determina comunque uno scarico della tensione. Non abbiamo accumulazione di tensione fino al punto dell'esplosione. Per questo io ritenevo che potessero ragionevolmente essere escluse le deviazioni marginali, perché sarebbero state in contrasto col quadro e sarebbero state in contrasto con la necessità dell'accumulo di elevatissimi livelli energetici per arrivare a compiere quello che compiva, in quanto li avrebbero scaricati in qualche maniera preventivamente. Bene, grazie. Senta, lei ha osservato, ha esaminato il modus operandi che traspariva da questi delitti, e ha rilevato una certa lucidità degli atti, è vero? Lucidità negli atti? Negli atti, sì. Vabbè, mi sembra ovvio. Sì. Sei riuscito cioè, perlomeno nell'epoca in cui ho visto io la cosa, non esistevano tracce al di fuori della pistola, non esisteva, voglio dire, tutta una cosa abbastanza complicata, tipo quella di ammazzare, sì, due, sì, persone, senza che... Questo, certo, comporta una notevole lucidità. Ecco. Quindi un comportamento molto controllato. Eh sì. E da questo lei ha ricavato una, chiamiamola, diagnosi di intelligenza, abilità, autocontrollo nella media o superiore alla media? Per quei pochissimi dati che abbiamo in letteratura sulle sindrome paranoiche pure, che come ho detto prima sono molto molto rare, normalmente, anche se i termini media sono termini, come dire, difficilmente utilizzabili, perché attengono a, cioè, i dati in letteratura ci sono in altre culture, la comparazione di intelligenze tra una cultura e un'altra cultura è un fatto che è soggetto, però direi sostanzialmente più sul superiore alla media che sulla media. Dottore, lei rispetto a quelli che potrebbero essere i comportamenti normali di questa persona, che a questo punto ipotizzava a suo tempo, ritiene che questi comportamenti da un punto di vista sociale fossero, come dire, evidentemente abnormi, anormali, oppure lei ha ritenuto che questa persona avesse socialmente un comportamento da un punto di vista sociale abbastanza normale, quasi irreprensibile? Se per abnorme
si intendono dei comportamenti che, come dire, manifestamente appaiono tali agli occhi delle persone, direi che è molto più probabile che questo non ci fosse. Se per abnorme, e ripeto, io sto solo parlando di probabilità, se per abnorme si intendono dei comportamenti nei quali la persona in oggetto avesse scarsa empatia, di rapporti molto formali con gli altri, difficoltà di entrare in relazioni emotivamente cariche, allora questo tipo di cose ritengo che potessero probabilmente esserci. Ok, quindi una persona... Io mi sono chiesto se il professor Fornari Lotti poi ci abbia parlato molto a lungo come ci abbiamo parlato noi. Comunque, se il termine empatia davanti a battute si può fare. Lotti, insomma, sì, Lotti. No, ma voglio dire. Voglio solo Lotti precisare che il termine empatia ha un livello intellettuale preciso superiore alla media, visto che io direi no, ecco, per dire la verità. Comunque, il termine. Dottore, lei lo ascolti il pubblico ministero in queste perché, cose, senta, perché noi non senta, si parla di Lotti. C'è ancora molto per l'esame del... Beh, qualche cosa sì, Presidente. Allora dobbiamo interrompere e proseguire domani mattina alle 9. Bene, io poi ho da fare domani. Perché domani c'è l'esame, c'è l'alta corte che deve inserirsi dopo di noi. Presidente, mi scusi, non sarebbe possibile un giorno diverso da domani mattina alle 9? Vuol dire martedì mattina, se sì, per me forse va bene. Per me va benissimo. Io martedì posso... mattina, va bene. Che l'altra volta, dottor Nocentini, eravamo rimasti a quella... a quella identificazione di certi aspetti psicologici di questa persona da lei ipotizzata che le richiamava alla memoria questo, che lei ha ritenuto potere in qualche modo essere vicina alla personalità di quel soggetto di cui lei aveva esaminato i delitti attraverso gli atti che le erano stati forniti al dottor Palazzo. Ah, 1, 2, 1, 2. La domanda è questa: nell'identificazione di questo personaggio ideale, lei ha fatto alcune osservazioni circa la possibilità che aveva o meno questa persona per vari condizionamenti di trovare le valvole di sfogo rispetto a una certa pulsione? Ecco, ci vuole spiegare un po' che cosa lei ha detto in questo suo elaborato su questo punto. Io ipotizzavo all'epoca che non esistessero deviazioni minori, nel senso che sostanzialmente la struttura paranoica si basa su un aumento complessivo della pressione fino a che non esplode nell'atto criminale. La presenza di deviazioni minori è in qualche maniera contraddittoria sul piano teorico e contraddittoria sul piano funzionale. Sul piano funzionale è contraddittoria perché la deviazione minore agisce comunque da valvola di sfogo della pressione e come tale rende difficile determinare quell'accumulo che poi porta ai delitti dei quali si stava, ai delitti credenziali. È anche contraddittoria sul piano teorico perché la struttura paranoica è una struttura assolutamente rigida. La presenza di deviazioni minori, voglio dire, se è comprensibile utilizzare questa terminologia, la presenza di deviazioni minori si verifica in strutture che sono molto più elastiche.
stati uccisi a Montestello. Benissimo, senta, lei poi ha tentato anche un'amnesi di questo soggetto. Sì. Ce la vuole indicare in termini, nei termini in cui lei l'ha esposta? Sia sotto il profilo di eventuali situazioni di carattere familiare, sia sotto il profilo del suo comportamento a livello sociale, sia sotto il profilo dello status socio-economico, se basso, medio, medio-alto, eccetera, e anche sotto il profilo delle sue capacità intellettive, del suo livello di cultura e così via. Dunque, io premetto nuovamente quello che dissi l'altra volta, siamo in presenza di ipotesi a carattere probabilistico. Comunque, se è esatto che lo scopo dell'omicidio è quello di in qualche maniera sfregiare la donna da lui considerata in un certo modo, sul piano anamnestico questo offre una doppia ipotesi, e sottolineo il termine ipotesi, offre una doppia ipotesi, che questo tipo di sfregio possa essere un atto che tende a sanzionare o una madre, e in questo caso si arriva alla conseguenza di una madre di un certo tipo, o l'esatto opposto di una madre all'interno dei suoi vissuti. Quindi da questo poi derivano una serie di considerazioni che procedono per percorsi logici e come tali suscettibili di qualsiasi tipo di opinabilità. Comunque il percorso logico che io ritenevo più probabile era quello che se si tende a sanzionare una madre deve probabilmente esserci stata nella storia del soggetto un problema di un grosso abbandono. Se si tende a sanzionare l'opposto di una madre, esiste probabilmente nella storia del soggetto una madre santa, come tale probabilmente abbandonata, e di fatto comunque nella storia del soggetto è altamente probabile l'assoluta perifericità della figura paterna. Per capirsi, lo sviluppo di una personalità normale, o più o meno normale, con quello che significa normale, avviene sulla base di una triangolazione rappresentata dalla situazione bambino, madre e padre. Poi madre e padre possono essere figura femminile e figura maschile, basta che abbiano questo tipo di valenza. Avviene sulla base di una triangolazione. Una personalità, in una personalità di questo tipo, il polo che appare focalizzata in misura sostanzialmente totalitaria sulla figura della donna, il polo paterno della triangolazione ha elevatissime probabilità di essere assente. Questo per quanto riguarda un'anamnesi in termini tra virgolette clinici. Assente sotto il profilo di una morte oppure di un abbandono? Morte, abbandono, evidentemente l'assenza è un'assenza psicologica. Questo per quanto riguarda un'anamnesi clinica. Per quanto riguarda ipotesi sociali di anamnesi, ora voglio dire, come dire, vediamo, Arieti definì l'intelligenza come la capacità di integrare un numero n di variabili. Un soggetto che compie quello che io allora vidi è un soggetto che tiene sotto controllo molteplici variabili nel momento in cui compie quel tipo di atti. La capacità di tenere sotto controllo molteplici variabili è una capacità costante nell'individuo, cioè, come dire, tutto sommato l'elemento intelligenza è un elemento costante nella vita dell'individuo, non si modifica più di tanto. Se io mi trovo di fronte a dei fenomeni all'interno dei quali esiste un controllo parossistico di tutto un complesso di variabili,
io devo ipotizzare necessariamente di trovarmi di fronte a un soggetto che ha questo tipo di capacità e che questo tipo di capacità si riverbera nella sua vita di tutti i giorni. Da questo derivava l'ipotesi che probabilmente in virtù di questo tipo di capacità lo status sociale del soggetto, siccome in qualche modo l'intelligenza è una capacità premiante all'interno della nostra società, lo status sociale del soggetto non fosse in assoluto uno stato di tipo marginale. Ipotizzavo una classe sociale d'appartenenza di tipo medio-medio-alto sostanzialmente. Dottore, lei quando parla di controllo delle variabili fa riferimento alle modalità attraverso le quali sono avvenuti i delitti anche? Faccio riferimento alla modalità attraverso le quali sono avvenuti i delitti. Cioè dire la capacità di rapportarsi rispetto a situazioni via abbastanza difficili anche, insomma. Ma penso di sì. Penso che, voglio dire, forse chiunque di noi in quel tipo di situazione non avrebbe, credo, il controllo su tutto. E anche alla capacità di restare praticamente anonimo per tanto tempo. Evidentemente. Io all'epoca, nell'80, conoscevo l'anonimato in relazione a tre fatti. Certo. Volevo chiederle questo, dottore. Lei ha anche ipotizzato che l'omicida identifichi in precedenza le sue vittime. Sa dirci sulla base di quali valutazioni lei ha immaginato questa possibilità? Dunque, nella mia ipotesi, il soggetto si sente investito di una missione. Ora, è molto difficile che una missione venga svolta casualmente. Un qualcosa che in qualche misura, qui comunque vorrei precisare poi che cosa intendo per identificare, un qualcosa che in qualche misura stimola la fantasia, l'immaginazione, a mio avviso dovrebbe esistere. Mi verrebbe da dire se, come dire, non fosse un po' di dubbio gusto in relazione all'argomento, però forse per capirsi, nessuno di noi compra un qualcosa che non ha mai visto o non conosce in qualche modo. Allora, o noi accettiamo l'ipotesi, che a mio avviso non è molto probabile per tutto il problema dei meccanismi intrapsichici, dell'appostamento, della caccia alla posta, come può essere fatta, non so, a un cinghiale, quello si mette lì e aspetta che qualcuno arrivi, che mi sembra problematico sotto molti aspetti, oppure... Io chiedo scusa. Vabbè, ora basta, noi aspettiamo tutto quello che volete voi, però un pochettino, signor Antini. Presidente, se per caso... Lo sa, dal punto di vista mio, quindi io ho sempre rispettato lei, l'abbiamo fatto sentire per prima, però non disturbi e soprattutto non pomolizzi col combustibile. No, non polemizzava come polemizzava. Cioè, i nostri figlioli non erano cinghiali. Sì, ma questo lo sappiamo tutti. È una valutazione. Sì, ma non Presidente, lui non è un testimone. Se spieghi pure il suo difensore, non è un testimone, è un consulente tecnico, quindi va bene. Lo fa certe cose. Chiedo scusa se non sono. No, Presidente, stava semplicemente parlando della posta. No, se mi sono espresso in maniera da offendere la sensibilità di qualcuno, la prego di chiamarmi. Dicevo, se non accettiamo l'ipotesi di una sorta di caccia alla posta, allora c'è probabilmente qualcosa che ha attivato nella testa dell'omicida la procedura che poi porterà all'omicidio. In questo senso, questo qualcosa, come mi parve dissi già l'altra volta, perché qualcosa
Questo qualcosa non implica l'esistenza di un legame di conoscenza, di frequentazione o di cose di questo tipo, però implica, io nella perizia scrissi tenue legame, implica a mio avviso il fatto che il soggetto in qualche maniera sia stato in precedenza visto e che su questo visto si sia poi innescato tutto il procedimento. Mi pare di aver detto l'altra volta e ritengo di poter confermare che questo visto può essere semplicemente il fatto di aver visto due persone che si abbracciavano e si baciavano per una strada e da quel momento in poi scatta il meccanismo punitivo nei confronti della donna. Benissimo, dottore, molto chiaro. Le chiedo questo ora. Io le ho fornito, prima di questa che lei facesse questa deposizione, per eventuali sue valutazioni, degli stralci della perizia dell'equipe del professor De Fazio, quelli che ritenevo più interessanti, e anche un elaborato proveniente dall'ambasciata degli Stati Uniti d'America e che proviene dall'unità investigativa della scienza comportamentale forense di Quantico in Virginia, che è un elaborato il quale ha fatto più o meno l'operazione che ha fatto lei, cioè dire, ha tentato di identificare, come del resto loro fanno normalmente, questo lo sappiamo, che la loro procedura da un punto di vista investigativo è quella di preliminarmente tentare una sorta di identikit psicologico dell'assassino, quando hanno a che fare ovviamente con degli assassini seriali. Io volevo sapere questo, rispetto in particolare, prima di tutto, all'elaborato del Foreign Psych Behavioral Science Investigative Support Unit di Quantico. Lei ha rilevato dei dati, delle osservazioni contrastanti rispetto a quelle che lei aveva proposto nel 1981. Presidente, chiedo scusa via opposizione del PM e chiedo di poter spiegare il motivo dell'opposizione. Il dottor Nocentini è un test in questo procedimento relativamente a un elaborato da lui fatto, ce l'ha confermato, per il giudice istruttore di Prato al 1981. Quindi è un test per fatti di allora, non è un consulente tecnico della difesa, quindi non può conoscere, o comunque li può conoscere, ma non può riferire in quest'aula, perché non è un consulente tecnico, su elaborati successivi, su fatti che, come ci ha detto il dottor Nocentini, non conosce, e quindi non può esprimere opinioni addirittura su elaborati successivi che si riferiscono esclusivamente a valutazione su fatti diversi, per il quale il dottor Nocentini in questo momento è test consulente di allora e non consulente della difesa. Quindi vi ho opposizione a questa domanda. Bene. Posizione accolta, perché lui deve riferirsi solamente sull'elaborato che ha fatto lui e le opinioni che ha espresso lui. Presidente, io avevo qualche cosa da dire anch'io, ma se ritiene non necessario posso star zitto. Però su questo punto io mi riferisco a quello che avevo esposto nella mia lista testimoniale del 10 maggio 1997, in cui si faceva riferimento a dei presupposti investigativi e in cui indicavo dei periti e consulenti tecnici, non dei testimoni, su presupposti investigativi riguardo all'intelligenza, l'abilità, l'autocontrollo del soggetto, l'altezza, sulla personalità estremamente... Un perito non può poi diventare consulente tecnico? Dice, no, no, espressa, ma infatti come perito io l'ho chiamato, lui è un perito. Come perito il suo conoscere è limitato al 1981. Allora era limitato al 1981, da allora però i fatti... Non ha fatto nessun altro tipo di perizia, non può...
No, non ha fatto nessun tipo di perizia, però è una persona che viene sentita qui nella sua qualità di perito, quindi può esprimere, a mio giudizio, dei pareri tecnici. Insisto, anche. Se vuole io le cerco le norme. Vabbè, insomma, lei insista, però preferirei finire un discorso, che uno, che una cosa mi riesce sempre più difficile in questa sede, però... d'altra parte, voglio dire, è vero che il dottor Nocentini ha fatto una perizia che riguardava dei fatti che arrivano fino all'ottobre del 1981, però è anche vero che ha nel suo elaborato, come venne fuori all'udienza precedente, esposto una prognosi, la quale prognosi si riverbera in maniera tragicamente profetica sul futuro, perché, come scriveva in questa sua relazione, è quindi ipotizzabile che crimini quali quelli presi in considerazione vengano commessi nuovamente, anche se non ne sono definibili tempi e frequenze, eccetera, eccetera. Cioè, dire, il dottor Nocentini aveva previsto che questi crimini si sarebbero reiterati, come realmente è avvenuto. Quindi, con riferimento a questa sua prognosi, quantomeno su questo, che investe sia pure a livello futuribile accadimenti successivi, io ritengo che delle domande, con particolare riferimento ad un elaborato che presenta stranamente delle affinità incredibili, perché questo elaborato dell'FBI presenta delle affinità con quello che scriveva nell'81 il dottor Nocentini, straordinarie. Questo io cercavo di tirar fuori, sempre di far emergere in questo processo, sempre a beneficio della verità, naturalmente. Io insisto. Si è fatto fin troppo, si sta facendo fin troppo proprio la verità. Comunque il limite della sua riposizione è quello che ho già detto poc'anzi, quindi niente. Se non ci sono altre domande, l'esame al Ministero alle altre parti. Grazie Presidente. Due cose soltanto. Dottore, io ho rivisto il suo elaborato dopo aver sentito la sua deposizione la volta scorsa e le vorrei, dando atto che lei è sempre stato nella sua deposizione. Presidente, pubblico ministero, ma io stavo un pochino raccogliendo le idee, perché di fronte a questa obiezione ho ancora anche altra domanda. Vabbè, se faccio altra domanda, Non le ha fatte. Credevo che avesse finito. Sì, ho capito, ma stavo raccogliendo le idee. Se vuole, confidiamo 5 minuti. No, non ce n'è bisogno. Perché l'ho raccolto le idee, e so la domanda che devo fare. Naturalmente, non so se ci sarà opposizione anche su questo. Sempre a livello del suo calcolo di tipo probabilistico. Volevo sapere, prima di tutto, se lei, esaminando la letteratura in materia, che non dubito che lei avrà esaminato ed approfondito, e sto parlando di letteratura che ha a che vedere in particolare con quel fenomeno ormai disgraziatamente conosciutissimo in tutto il mondo e anche da noi, che è quello dei cosiddetti serial killer. Le chiedevo se in questa letteratura le è emerso un qualche fatto o situazione in cui responsabili di delitti seriali, nella misura di cui noi ci stiamo occupando, sia emerso un gruppo di persone. Un gruppo di persone formate da, non dico due, ma tre, quattro o cinque persone unite fra di loro da non so quale vincolo, rapporto, quale tipo di coesione di tipo psicologico. In letteratura sto parlando per ora, per quello che lei sa. Mi raccomando, sia piuttosto conciso la... Sì, la risposta... Devo solo premettere che non so se si stanno sovrapponendo cose del prima o cose del dopo, si parla di cose 17 anni fa. A me pare che l'unica situazione nella quale vi siano stati gruppi
sia stata la situazione Manson negli Stati Uniti. E mi pare che esistesse un gruppo nel quale tuttavia il cemento che teneva insieme il gruppo era un cemento di tipo mistico settario. Per il resto mi pare che tutte le sequenze di serial killer, in particolare di serial killer con questo tipo di attività, fossero sequenze singole. Bene, ecco, da questo punto, a parte questo, con riferimento agli esami che lei ha fatto sulle carte rispetto al modus operandi ravvisabile all'interno di questa sequenza di delitti, lei ha riscontrato un margine di probabilità che possa trattarsi di un gruppo? Se devo esprimere la mia opinione, escluderei l'esistenza del gruppo nella sequenza che ho esaminato io. Grazie, non altre domande. Presidente, sì, grazie. E volevo tornare un attimo alla partenza. Lei dice che ha esaminato tre delitti, dico bene? Sì, sì, ecco, dottore. Ci vuol far capire, perché io questo non l'ho capito molto bene, dice il, ho riguardato il verbale di quello che disse, dice il giudice istruttore mi dette delle foto, mi dette degli atti, e quindi penso dei delitti di cui lei si occupava, 74 e i due dell'81, dico bene. Io ho guardato quanti sono questi atti di quei delitti, vorrei capire, lei ha avuto i faldoni processuali o ha avuto qualche copia di foglio? Gli è stato, perché non si capisce, no, la sua, al di là della sua scienza, di cui è stato molto chiaro e poi ci arriviamo, anzi per me è stato chiarissimo, volevo capire che atti ha esaminato, perché l'altra volta a domanda lei dice vidi delle foto, dei fogli. Capisce? I fogli di quei processi lì erano piuttosto ampi. Cioè, le fu dato tutti i processi a lei? No. E che tipo di atti ebbe? Allora, anche il presidente le chiese, ma quali atti? Perché capisce, per farsi un'idea di cosa ha visto lei, perché un parere scientifico rispetto al caso concreto bisogna vedere, perché poi, fra l'altro, ci sono stati altri cinque delitti dopo, su quello siamo sicuri lei non ha visto nulla. No, non ho visto. Bene, il suo incarico si ferma all'80. Certo. Bene. Ci può ricordare o far capire a noi sulla base di cosa? Cioè erano armadi pieni di roba, no, originali, o era qualche foto, no, come ha detto lei? Dottor Canessa, voglio dire, le ripeto, se io dovessi darle l'elenco del materiale, io non saprei darglielo perché il materiale è di 17 anni fa, quindi... Non lo ha restituito? Sì, sì, tutto restituito, sì, sì. Non erano né armadi pieni di roba, né due o tre fogli, si trattava complessivamente, ecco, ma che tipo di fogli? Cioè testimonianze? No, testimonianze non mi pare vi fossero, mi pare, ma con beneficio di inventario. Dunque ricordo certamente che vi erano una quantità abbastanza ampia di fotografie dei tre delitti, ecco, dei corpi delle vittime, con particolari ingranditi di quello che era stato fatto sulle vittime, eccetera eccetera. Mi pare vi fosse, però non potrei giurare, se c'era un documento in questo senso o se fu un'informativa verbale. Mi pare vi fosse una perizia balistica relativa al proiettile, all'unicità dell'arma, queste, sì, cose. Mi pare vi fossero dei, non so come si chiamano tecnicamente, delle specie di verbali in relazione ai ritrovati. Sopralluoghi? Sì, dei verbali di sopralluogo. Cioè sui fatti? Sui fatti, esatto. Beh. Questo più o meno era il materiale dei tre delitti, cioè le foto, i sopralluoghi e atti che... relativamente alla dinamica materiale, alla dinamica materiale, allo stato dei luoghi, c'erano foto dei luoghi, c'erano cose di questo tipo. Questo è il materiale, sì, su cui si è mosso a quegli anni lì. Sì. Senta una cosa, dottore. Io ho visto tutte le sue considerazioni e mi sembra lei molto onestamente ha sempre detto, dice io mi riferisco a una, sono parole sue, ipotesi, ha sempre usato una mia ipotesi, giustamente, ha una logica probabilistica, ha usato questi termini, e oggi è stato molto più chiaro quando ci ha parlato di Madre Santa, figura paterna sfumata, cose del genere, dice nella mia ipotesi, eccetera.
Io dico, volevo capire bene questo concetto, perché mi sembra che poi lei è stato molto chiaro nel fare quella che è la sua diagnosi probabilistica, mette una frase che per me, se l'ho letta bene, è chiarissima, vorrei vedere se l'ho capita bene. Lei dice all'penultima pagina, preme sottolineare al riguardo di questa ipotesi che si tratta di un procedimento meramente ipotetico-speculativo, i cui margini di attendibilità sono tali da non poter costituire in qualche modo punto di riferimento. Ci vuole spiegare cosa è il concetto che ho capito io? Cioè lei dice è la mia cultura, la mia scienza che mi fa dire queste cose, questo è quello che ho visto, ovviamente i margini di attendibilità sono tali da non poter costituire in qualche modo punto di riferimento. Se ci vuole spiegare cosa intendeva dire, voleva spiegare i limiti del suo, no, del suo lavoro. No, preme sottolineare il riguardo Procedimento meramente ipotetico e speculativo. Il titolo di questo... No, la frase va letta... è l'ambito di un'ipotesi anamnestica, no? Sì, la frase va letta in relazione al contesto. Allora, il contesto precedente è: non appare possibile né funzionale agli effetti delle indagini la definizione di un'ipotesi anamnestica basata sulla dinamica dei meccanismi intrapsichici. Ci sembra opportuno partire dal dato sopracitato per azzardare un'ipotesi anamnestica relativa all'autore dei delitti e in particolare afferente al probabile ambiente dove il medesimo è cresciuto ed è stato educato. Quindi lei dice addirittura ci piace azzardare una ipotesi. Il procedimento ipotetico speculativo si riferisce al probabile ambiente dove il soggetto è cresciuto e è stato educato. Benissimo, era quello che io volevo. Senta ancora una cosa, dottore, per capire, abbiamo capito temporalmente la fase in cui lei è intervenuto in questo suo collaborazione, diciamo. Lei ci ha detto all'epoca, ora non ho capito all'inizio, la sua specializzazione è in psicologia? Ci può dire dove lavora, scusi? Io in questo momento? Sì. A casa. È un libero professionista? Sì. E ha lavorato in qualche pubblica struttura? Io sì, sono pensionato, ho lavorato prima al Comune. Io sì, sono pensionato, ho lavorato prima al Comune di Prato, al Centro di Igiene Mentale Infantile, poi ho lavorato alla Regione Toscana. E alla Regione Toscana in che settore? Di che alla Regione Toscana io mi sono occupato prima di comunicazione e pubblicità, cioè di... Pubblicità? Sì. Prima di comunicazione e pubblicità e poi mi sono occupato nell'ultimo periodo, quando ormai ero vicino ad andare in pensione, venni mandato a Finanza e Bilancio. Ero dirigente della Regione, prima alla comunicazione e pubblicità al gabinetto. Quindi, e poi lei non è medico? No, io sono psicologo. Sì, 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 ma era... Quindi finanza e bilancio è una cosa burocratica. Invece all'epoca in cui fece questo elaborato si occupava di psichiatria, di psicologia infantile? Nell'80, c'è un problema di date, non ricordo esattamente, ma mi sembra che io nell'81 ero ancora al centro di igiene mentale del Comune di Prato. Ho capito. E un'altra cosa che, una domanda che le è stata fatta poco fa, quando le è stato chiesto sulla base delle sue conoscenze in letteratura e serial killer, queste, lei è intervenuto da solo e ha detto all'epoca, ci vuole spiegare perché lei all'epoca aveva studiato queste cose o le studiò per questo specifico incarico? Io all'epoca mi feci una rassegna sulla letteratura reperibile. La mia precisazione poi forse, cioè io ho detto prima che si tratta di una cosa molto vecchia, io poi di questi fatti non me ne sono più occupato, come dire, esiste in questo momento nella mia mente un problema di date. L'avvocato Filastomi aveva fatto una domanda sugli eventuali gruppi, ho detto che l'unico gruppo che a me viene in mente è il gruppo di Manson. Non sono in grado di precisare se il gruppo Manson fosse un qualche cosa di antecedente al momento in cui ho fatto la perizia o sia un qualche cosa di successivo. Ecco, ma lei ci ha detto poi professionalmente quale sviluppo ha avuto
le sue occupazioni. Le chiedevo di serial killer e di cose di questo genere. Lei l'ha continuato a leggere, a informarsi per cultura personale o ha fatto altre perizie specifiche su serial killer? No, non ho fatto più perizie specifiche su serial killer. Non ho altre domande, grazie. Anche perché non sono molto frequenti serial killer, per fortuna. Beh, insomma, non del tutto. L'Italia è il terzo paese al mondo per frequenza di serial killer. Allora, vabbè. Il nostro perito ci dice sì. Uno dei due sbagli. Non ho altre domande, Presidente. Altre domande? Bene, può andare, questo Vicentini. Scusa, vale Bertini. Dottore, lei ha parlato di soggetto paranoico come di cui può essere indicato un responsabile dei delitti. Pensa che ha fatto questa affermazione in base a suoi studi, appunto, sue verifiche anche su casi simili. Le risulta che in casi di seriali precedenti, in cui esiste in letteratura, sia frequente a cui è paranoico come colpevole di questi diritti? Non credo di aver capito del tutto la domanda. Ha detto appunto che il soggetto che può aver commesso i diritti per cui lei esaminò gli atti poteva essere un soggetto paranoico. Allora, disse anche che la paranoia è una malattia molto rara, cioè si evidenzia in modo molto raro. E le chiedo se lei ha effettuato dei confronti fra altri diritti seriali, se appunto in questi diritti la figura del paranoico è rara o è frequente, che in che misura si pone nei diritti seriali in genere? Ma sa, qui ci sono due problemi. Uno è il problema del contesto linguistico nel quale utilizza il termine paranoico. Perché se il contesto linguistico è quello di tipo giuridico... Io ho il termine medico. C'è un problema molto delicato. Se il contesto linguistico è quello di tipo giuridico, in condizioni di questo tipo, quadro paranoico conclamato significa una psicosi, significa incapacità di intendere e di volere, significa possibilità che il soggetto, anzi quasi certezza, che il soggetto una volta uscito da un certo tipo di trattamento ripercorra le cose. Se il contesto linguistico è invece quello clinico, il discorso è leggermente diverso. Allora, nel contesto clinico, sì, molti casi di serial killer sono casi nei quali il soggetto presenta un quadro paranoico. Paranoico puro, quindi sarei a puro. Quadro molto raro. Puro. Il quadro paranoico puro è un quadro molto raro, nel senso che, però, voglio dire, così come è raro il quadro paranoico puro, io non conosco le statistiche, però non so se l'Italia sia il primo, il secondo, il terzo paese al mondo, è altrettanto raro, nella mia terminologia, l'esistenza del serial killer. Sì, quindi, sono rari i casi di appunto paranoici puri, però guarda caso sono tutti serial killer. No, io non dico questo, io dico che per sostenere, io dico che si può ritenere che la maggior parte dei casi, una buona parte dei casi nei quali opera un serial killer, ci si trovi in presenza di un quadro paranoico. Per arrivare alla conclusione però che quel soggetto ha effettivamente un quadro paranoico, occorrerebbe ovviamente procedere a una disamina del soggetto. Grazie. Grazie Presidente. C'è qualche altro d'este? Sì, l'avvocato Zanetti.
chiama lei? Zanetti? Giuseppe. Giuseppe. Dove è nato? Il 28-8-40.